il carcere di Castrogno, che è una comunità carceraria che vede i detenenti e i detenuti insieme, quindi un sistema che è messo però in viva crisi dal numero esorbitante dei detenuti. È quasi il doppio della capacità effettiva del carcere di Castrogno. La qualcosa ovviamente crea un inimmaginabile mole di difficoltà sia per i detenuti, ovviamente, che stanno in spazi ristretti, sia per i detenenti, vale a dire sia la polizia penitenziaria, che viene riconosciuta dai detenuti come molto comprensiva, che appunto cerca di fare di tutto per sollevare questa situazione veramente grave. Ed è chiaro che, non essendoci supporto psicologico, non essendoci supporto che certo lotta e va in miglioramento, non ci sono suicidi, credo da 2 anni per fortuna tra i detenuti nel carcere di Castrogno. E quindi è un settore che è in crisi, è un sistema giustizia che è in crisi, in un sistema istituzionalmente in crisi, ma sono dati da cui dobbiamo partire. I politici non possono evitare di affrontare questo tipo di crisi, che è molto grave.